7 di ottobre, segna il calendario, si celebra la festa del Rosario. Per questo raccontarvi io vorrei la storia dell'icona di Pompei. Bartolo Longo, che era un pio avvocato, da Napoli un bel dì si era recato fino a Pompei, località in questione, trovandovi una grande desolazione. Siamo a fine 800. La città, oggi piena di fede e carità, era una valle tetra, desolata, da grande povertà contrassegnata. Non c'era alcun ufficio, posta, treno, e della scuola si faceva a meno. I bimbi che vivevano l'intorno stavano per la strada tutto il giorno. La chiesetta cadente e abbandonata non era da nessuno frequentata. Vigeva da ogni parte malcostume, ignoranza, grettezza e sudiciume. Bartolo Longo ne era rattristato, perché dopo un passato sregolato, guidato dalla Vergine Maria, andava adesso per la retta via. Ebbene, mentre piano camminava, senza sapere manco dove andava, una voce gli parve d'ascoltare e si sentì all'orecchio sussurrare: «Se vuoi salvarti e dare la salvezza a questa valle piena di immondezza, diffondi tra la gente il mio rosario e cambierà del tutto lo scenario». La dolce voce, che era di una donna, di certo apparteneva alla Madonna, e difatti concluse: «Così sia, è questa una promessa di Maria». Bartolo alzò lo sguardo verso su e non udì dal cielo nulla più, però sentì, cadendo sui ginocchi, di mezzo di i 12 rintocchi. Capì qual era dunque la missione da compiere nell'infimo vallone e promise: «Da qui non andrò via se non diffondo il culto di Maria». Il beato pensò di organizzare la festa del Rosario ed insegnare a recitare quella stessa sera a tutti la soavissima preghiera. Ma per poter riunire cittadini, anziane, donne, uomini, bambini, mancava lì la cosa più importante, il mariano tangibile sembiante. Una statua, un quadretto, una pittura, l'avvocato cercava con premura, però a Pompei non esisteva niente e questo scoraggiò parecchia gente. Allora Longo chiese ai pompeani di dargli il tempo fino all'indomani. «Se pazientate ancora per un po', a Napoli una tela acquisterò». Il giorno dopo, di speranza pieno, l'avvocato partiva con il treno e a Napoli, dai colli a lungomare, un'effigie mariana andò a cercare. Per caso, a via Toledo, tra la gente, il beato incontrò padre Radente, suo confessore e amico affezionato, che gli diede un consiglio spassionato: «Non ti conviene far grande spesa, risparmia e dopo erigerai una chiesa. Recati a nome mio questa mattina da Suor Maria Concetta. Qualche anno fa le regalai un'icona che per il caso tuo sarebbe buona». Bartolo Longo dunque, a cuor contento, in fretta andò a bussare a quel convento. Quando la suora il quadro gli mostrò, sgomento e disilluso egli restò. La tela lisa e impolverata era, sbiadita, opaca e poco veritiera. Come vuole l'antica tradizione, Maria affidò il rosario a due persone. Ricevono da lei la coroncina San Domenico e Santa Caterina. Ma a destra, dalle tarme ormai corrosa, sul quadro compariva Santa Rosa. E a manca di Domenico il vestito era quasi del tutto scolorito. Bartolo si sentì una stretta al cuore. Quel quadro era terribile, un orrore. Come avrebbe potuto l'indomani presentarlo dinanzi ai pompeani? Però, per l'insistenza della suora, lo prese, andò in stazione e solo allora s'avvide che sul treno non entrava, perché nello sportello si incastrava. Pensando a come fare a rincasare, gli capitò per caso di incontrare un suo amico che proprio quel mattino a Napoli era giunto in carrettino. Nel carro
che letame trasportava, fu posto il quadro e bene in piedi stava, laddove mai nessuno salirebbe, di viaggiare Maria non si rincarebbe. A Pompei, fra lo sterco fece ingresso la tela che onoriamo tutti adesso, e accolta fu con fede e devozione dalla semplicità delle persone. Col gruzzolo di soldi risparmiato, il quadro venne presto restaurato, da diamanti abbellito, con gran gusto, e ogni santo rimesso al posto giusto. Al centro c'è la madre del Signore, che regge il bambinello con amore. 12 stelle fanno da corona al capo suo, abbellendola l'icona. Domenico, guardando verso su, riceve la collana da Gesù, e inginocchiata a destra Caterina ritira da Maria la quindicina. Più tardi venne eretto il santuario alla Vergine Santa del Rosario, e in breve tempo Pompei si mutò, città bella e ridente diventò. Chiunque si è recato in quella chiesa dalla Madonna ha avuto una sorpresa. Miracoli, prodigi, guarigioni, segni esteriori e interne conversioni. Bartolo Longo è stato proclamato dalla Chiesa Cattolica beato, e in ginocchio possiamo venerare il corpo suo deposto in un altare. La Vergine Maria nel santuario ci attende per donarci il necessario, che aspetta con pazienza che anche noi andiamo a visitarla prima o poi. Voglia ristabilire amore e fede, riesca a illuminare chi non crede, riporti nelle case la preghiera del rosario che tutto crede e spera. Catena che ci annodi al Salvatore e agli angeli ci unisci con amore, dagli assalti del male sii salvezza, tu nei naufragi unica certezza. La madre del rosario di Pompei converta come sola può far lei, e come al suo divin figliolo piace, gli animi nostri e del mondo alla pace.